Funziona sto microfono? Sabaku. Ok, perfetto, funziona tutto. Avviso importantissimo rivolto a tutti coloro che stanno guardando questo video: mettetevi al riparo perché sui vostri schermi sta per arrivare un dannato uragano. Mi raccomando, reggetevi forte perché è in arrivo tra 3, 2, 1. Benvenuti in questo nuovo video della carriera di Salvatore Rosa Spruzzi. chiudi quella dannata bocca, per favore, non spargere i tuoi germi più del dovuto. Non so bene se chiedervi scusa o se dirvi semplicemente prego per avervi fatto aspettare meno di 10 giorni tra un video di Salvatore Rosa Spruzzi e l'altro. Fatto sta che c'è. Lo state vedendo e mi dispiace. Però quest'uomo ultimamente è incontenibile, motivo per cui gli è stato dato il soprannome l'uragano. E sapete cosa mi dà tanto fastidio? Che si sia soltanto secondo in classifica capocannonieri in Premier League. Non va bene, dobbiamo fixare questo problema. Anche se cominciare contro il Tottenham non è il massimo, visto che sono la capolista incontrastata di questo campionato. Signori, Arsenal contro Tottenham non significa soltanto derby londinese, significa anche derby degli uragani. Salvatore Rosa Spruzzi versus Harry Kane. Quale di due avrà la meglio? Spero Salvatore, perché guardatelo, è già in area, pronto a lasciare il segno su questa partita. Ugo Lloris, che paratona. Azpi, bello. Rosa Spruzzi di testa al palo. Come cacchio l'hai presa? Ah, di tacco! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Salvatore Rosa Spruzzi di tacco! Yes, baby! Fatemelo rivedere, perché sono confuso per almeno due motivi. Uno, come cacchio l'ha presa di testa e come ha fatto a sbagliare da quei pochi passi. Beh, l'ha presa praticamente di nuca e poi si ritrova lì il pallone di tacco. Madonna, Madonna Salvatore, quanto ti si può amare. E a quanto pare abbiamo già una miniatura. Top. E pensare che non sapevo neanche su cosa baitare questo episodio, grazie dei DPS. Perché le punizioni le tira Vanni F e non Mesuzio? Ok, ok. Cos'è questo schema? Però funziona! Oh mio Dio! Oh mio Dio, stava funzionando, madonna! Unexpected as fuck! Bella, Salvatore! Best passaggio EU! Bestia, che gol, raga! Che gol! Di Pierre-Emerick Aubameyang, che poi si ferma a guardare il palo, a caso. Bella l'apertura di Salvatore, ottimo il controllo dell'ex Heerenveen, cross al bacio per il mancino di Aubameyang, che non sbaglia tu per tu con Lloris. Oh mio Dio! Il gol più triste del mondo, vi giuro! Non volevo neanche farlo io sto gol, ha fatto la finta di tiro, in realtà non volevo fare la finta di tiro. Ma l'ha fatta e ha portato bene. What the fuck? Guardalo qui. Non me l'aspettavo. Un applauso al numero 15, Dyer, che ha fatto l'intervento difensivo della vita. Bravo! Ok, basta applaudire. Che ho i palmi delle mani delicate e non voglio che si rovinino troppo. È finita la partita e mi sono dimenticato di dire le due solite frasi stupide. Però sì, 3-0, doppietta di Salvatore Rosa Spruzzi, gol di Aubameyang. E per giunta uno dei due gol di Salvatore è stato segnato di tacco. Minchia, povero Tottenham però. Con sta sconfitta è passato dal primo al quarto posto. Poracci. Sono parecchio confuso, non me l'hai mai fatta vedere. Così a caso per i quarti di finale di Champions me la mostri. Fosse la finale avrebbe senso, ma sono i quarti, chi se ne frega. Tra tutte le squadre che si sono qualificate ai quarti, il Monaco è quella peggiore. C'è andata di straculo, quindi a proposito di culo, speriamo che Salvatore non si avvicini mai ad un culo che non sia il proprio. E anche lì, se non vuole ammalarsi, beh, ma è il suo, quindi tecnicamente sarebbe già... Andiamo a giocare, va? Tutti quanti all'assalto della Champions, che sarebbe la seconda in due anni di carriera di Salvatore. Minchia, che grandi passaggi, raga. La vedo bene sta partita. Oh mio Dio! Ma... Totò, calmati, cazzo. Cosa sono tutte queste giocate super fancy oggi? Bravo, Pierre Mericchio. Così ci piace. Vai Salvatore, più veloce di Emerson. Oh, sì! All'incrocio, con una potenza devastante da mezzo centimetro. Salvatore Rosa Spruzzi. Sempre lui. Ancora lui. Costantemente lui. Purtroppo per chiunque lo debba inquadrare da vicino. Comunque, GG... Intelligenza artificiale, complimenti per non aver seguito l'azione con i difensori ma averli lasciati là dietro, perché tanto cosa vuoi che riesca a fare, Rosa Spruzzi? Hai visto te? Madonna, raga! Cosa hanno appena visto i miei occhi?
Esultamela tutta, Salvatore. Perché non voli come di solito fai, anche se premo i tasti giusti oggi? Fatemelo rivedere perché non ha senso. Guarda, recuperiamo palla praticamente nella nostra metà campo. Passaggio Ozil, ce lo ritorna. Ce la spostiamo sul destro e poi patapim dal limite. Minchia. E signori, il Principato di Monaco appartiene ora a quest'uomo qui, dalla folta. Chi vuoi chiamare se non i servizi sociali per uno così? Intendevo dire chioma, però non so parlare, quindi 2-0 in trasferta. Nice. Tra l'altro, è la semifinale o sono i quarti questi? Non me lo ricordo. Ah, sono addirittura gli ottavi? Soltanto, davvero? Effettivamente sì, siamo soltanto a febbraio. Pensavo fossimo molto più avanti durante la stagione. Come non detto, doppio incontro abbastanza easy. Crystal Palace, Bournemouth. Una buona occasione per recuperare su Firmino. Qualcuno mi spieghi come funziona PES, perché non ha senso. Per quale motivo mi stai schierando Jérémy Piedd come esterno di centrocampo e Fosu Mensah come terzino... Andiamo a giocare, va? Raga, non ho spazi in sta partita. Non ho spazi, me li devo creare da solo, ma non ce la faccio perché stanno difendendo in 18. Rosa Spruzzi! No! Cavalieri come Karius. Rosa Spruzzi come Benzema. Soltanto che non è entrato sto giro il pallone. No! Siamo seri? Ma Wickham! Wickham! Oh shit, perché ogni cacchio di video dobbiamo giocare di merda una partita a caso completamente poi? Senza un vero e proprio motivo. Bello, bello, bello! Vaffanculo. Cos'è questo schema del cazzo? Ti prego, ti... Cioè, cavaliere... Oh! Sei il pareggio di Salvatore! Pensavo ci arrivasse il portiere, invece no! Salvatore all'81esimo! Ah, per fortuna che hanno un portiere scandaloso, quelli del Palazzo di Cristallo qua. Oh mio Dio. Vi dirò la verità, neanche ci stavo più sperando. Grazie portieri incapaci di PES, vi voglio bene. No vabbè, dai. Dai, raga. Hanno fatto due tiri in tutta la partita, tre a dire il vero. Ma stanno facendo dei gol che non stanno né in cielo né in terra. Ma la difesa dov'è? Casorla, dove eri andato? Che palle. Santi non solo è il nome di Casorla, è anche l'appellativo che hanno tutte quante le persone che ho appena insultato in questo preciso istante dopo aver subito il gol del 2-1. È finita. È finita. 2-1 Crystal Palace. Vabbè. 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 Ho fatto tutto il possibile. La mia squadra oggi non voleva supportarmi. Che alla fine poco importa, perché... Come squadra non possiamo fare nulla ora come ora. Siamo a meno 10 da un potenziale quarto posto che ci qualificherebbe in Champions. Siamo abbondantemente in zona Europa League. Il Manchester City è ottavo perché? Ho appena visto. Per quale cazzo di motivo non sono nella migliore squadra del mese? Spiegatemelo che sto giocando da Dio ultimamente. Mi odiate? Siete razzisti? Non volete gli italiani? È questo il motivo? Oppure semplicemente è troppo brutto per includerlo in una squadra del genere? Ormai sono soltanto due le cose su cui ci dobbiamo concentrare. Punto primo, la Champions. Punto secondo, la classifica cannoniere in campionato. Che sì, è una lotta a tre, evidentemente. Minchia, il Bournemouth ha in porta Arthur Boruz. Non ne sentivo parlare da quando ha lasciato la Fiorentina, tipo, 7 anni fa. Non so neanche io come faccia la canzone che uso nei miei stessi video. Andiamo bene. Oh mio Dio. Porca puttana. Wow, se fosse entrato sarebbe stato davvero il gol del secolo. Yes, baby! Salvatore Rosa Spruzzi, 1-0 Arsenal al minuto numero 53. Ah, e ci voleva. Perché qua davvero, se non faccio gol io, non fa gol nessuno. Gli metto dei palloni al bacio, che devono soltanto essere insaccati e sbagliano. Vabbè, grande Boruz, grandissimo intervento, complimenti. Worst partita di ever, è appena iniziato a piovere a catinelle, così dal nulla. Benvenuti in Inghilterra, bitches. No, vabbè, ma dove cazzo l'hai calciata? No, ci ho provato quel pallonetto. La parata plastica di Boruz. E finisce così. 1-0, gol di Salvatore Rosa Spruzzi.
Shit. Che partita noiosa, vi giuro. Penso di averli fatti tutti io i tiri. Sì, ho fatto 6 tiri di cui 4 in porta. In totale la squadra ne ha fatto uno soltanto. Dov'è? Chi è che l'ha fatto? E in tutto questo l'uragano Salvatore Rosa Spruzzi è arrivato al 100% di livello fiducia allenatore. Quindi giocheremo ogni singola partita d'ora in poi in pratica. Hai forgiato un accordo d'acciaio. E tra l'altro credo che l'abbiano chiamato accordo e non patto perché il patto d'acciaio, se non ricordo male, era quello tra la Germania nazista e l'Italia fascista? Sì, era proprio quello. Va bene, andiamo a giocare contro i gabbiani di Brighton che schierano Donnarumma a centrocampo. Ah, forse è il Donnarumma dell'Empoli. Boh. E hanno pure Elio Capradossi in difesa. Vabbè, hanno fatto un pochettino di acquisti dal campionato italiano. E vabbè, cos'era sto intervento assassino di Krul? Mimmo. Mi. Cazzo, sono un Muppets. Che stacco di Salvatore Rosa Spruzzi. 1-0 Arsenal sul Brighton. Sempre lui, l'uomo dai capelli rosa, che porta in vantaggio i Gunners. 1-0, però, cioè, si comincia a perdere un po' di fantasia, in questi gol, perché sono sempre o da calcio d'angolo o con degli inserimenti della Madonna. Voglio dei gol più fantasiosi, tipo quello di tacco che ho fatto inizio episodio. Arbitro, grazie mille, eravamo al 96esimo a momenti. 1-0, Salvatore Rosa Spruzzi. Che novità, che fantasia, che partita di merda soprattutto. Ah, ma la formazione che ha schierato all'andata era completamente diversa al Monaco. Arda Turan, Roni Lopez, Ndoram, Jovetic, dove erano tutti quanti questi giocatori? Savic. Oh, e ora mi cago in mano anche parecchio, se mi permettete. Bella, bella, grande Piero Emericchio. Bellissima azione, raga. Costruita da Dio. Da Dio. Lasciate stare la sponda che ho fatto Aubameyang. Partite da qua. Aubameyang, Dos Santos di ritorno per il gabonese, che infila benaglio. 3-0 Arsenal on aggregate, che non so come si dica in italiano. E e qualificazione ai quarti in saccoccia, direi. La legacy di Salvatore Rosa Spruzzi continua ad andare avanti imperterrita, senza che nessuno possa fare nulla. What? È uscita sul fondo, davvero? Pensavo fosse gol. Ci sono rimasto malissimo. Dai Mimmo, dai Mimmo. Bella per Rosa Spruzzi di testa. Penaglio sulla riga. Autogol. Dovrei essere felice però, se non arriva. Si è preso uno scappellotto devastante al proprio portiere. Non è colpa di nessuno, non è colpa di nessuno. Tranquilli. Succede, è sfiga. No. All'ultimo secondo l'opportunità per mettere il 3-0. Il povero Tielemans si dispera, però sul 3-0 all'80esimo del ritorno. Cosa puoi pretendere di fare, buon uomo? Tutto quello che dovevi fare l'hai fatto. O meglio, non l'hai fatto. Altrimenti saresti avanti tu 3-0. Però, 5,5 a caso. Grazie, gioco. Ora sono curioso di vedere chi sarà il nostro avversario nei quarti di finale. Attenzione. Milan, City. Arsenal, Atletico. Bestia. Schalke United, Barcellona, Real. Tosta l'ultima. Perché il Milan è ai quarti di finale di Champions? Spiegatemelo. Non mi sembra neanche che abbia fatto degli acquisti così importanti. Anzi, è proprio la stessa identica squadra che hanno anche nella realtà. Ok. Ultima partita del giorno contro il mio amato Southampton. Vediamo di recuperare qualche rete al signor Firmino in classifica cannonieri. E un salutone a Giacomino Ward-Prowse perché mi manchi un sacco, sappilo, da tanto che non ti vedo in campo. Tra l'altro, ora che ci penso, all'andata contro Southampton non avevo giocato perché? Perché ero stato squalificato, è vero che avevo provato ad uccidere Lloris. Sì, cose che succedono, insomma. Why you do this? Piero Emilio. Piero Emilio Ibierghi. Vantaggio Southampton da calcio d'angolo. Wow. Vabbè, è uno schema da FIFA questo. È cross sul primo palo e colpo di testa dell'uomo che c'è lì. Non vale, mi sento tradito dalla mia stessa squadra. Non va bene. Ah, e qualora non lo sapeste, io provo un amore incondizionato nei confronti del Southampton. Perché, boh, ci ho fatto una carriera l'anno scorso senza averli mai cagati prima d'allora. E li ho amati alla follia. Tienila dentro. Mio Dio, che pa... Mesuzio. Porca troia! Dietro! Tirala! Sì, Mimmo! Sì, Mimmo! Sì, Mimmo, il pareggio! Domenico Berardi! Porca puttana! Per fortuna che ho avuto il riflesso di passarla invece di tirare. Madò! Madò! Domenico Berardi!
gol, pareggio per l'Arsenal, finalmente vedo segnare qualcuno che non sia Aubameyang e soprattutto l'assist è arrivato di tacco. Oggi quel talloncino lì fa miracoli. Vai Mimmo, pallone per Rosa Spruzzi col sinistro. No, pallone fuori. Pallone fuori. E nulla, finisce così, 1-1 tra Southampton e Arsenal, partitaccia. Brutta, brutta partita da parte nostra e della squadra. Ci siamo presi un 6,5 oggi, vabbè, va bene. Speriamo soltanto che Firmino non abbia fatto altri 6 gol in una partita, altrimenti possiamo dire addio alla testa della classifica cannonieri. Quanti ne hai segnati? 0. Molto bene. A questo punto, ragazzi, io il video lo concluderei qui, perché c'è una sorpresa. Infatti questa settimana doppio video della carriera di Salvatore Rosa Spruzzi. Yeee! Ci vediamo venerdì, mi raccomando, non mancate, lasciate un like al video se vi è piaciuto e abbiate una buona giornata. Bye bye! Yeah, hold up, what the fuck? Hey, bass in a trunk. Yeah, shorty wanna fuck, but I'm busy getting bucks. If you know my fucking name, you know my music bumps. If you hate my fucking shit, you a motherfucking chump. Hey, ooh, yeah, damn, Billy stay high like a kite. Yeah, bitch, I blew up overnight.